E ci spostiamo a Reggio perché il maestro Riccardo Muti è tornato in Calabria, questa volta per ricevere la laurea honoris causa proprio dall'Università di Reggio. Il servizio è di Maria Vittoria Morano. Quando un ciuccio la prende per onore. Io ho preso anche altre lauree, ma se dovessi insegnare non saprei assolutamente insegnare nulla. Un Riccardo Muti così forse non l'avevamo mai visto. Rotto ogni schema e abbandonati i toni solenni e seriosi del cerimoniale, al pubblico dell'auditorium della scuola Allievi Carabinieri Fava Garofalo di Reggio Calabria parla in modo schietto e diretto. Più che una lectio magistralis, la sua è una lezione di vita. Con semplicità, dismessi i panni del direttore d'orchestra, veste quelli del one-man show, strappando sorrisi e applausi. Nello stesso luogo che il 31 luglio 2012 lo ha visto dirigere 1.000 giovani orchestrali della provincia di Reggio, Muti, infatti, si racconta, regalando piccoli sprazzi di una vita straordinaria, in cui però non ha mai perso il senso di appartenenza al suo sud, quel sud che è la gamba dell'Italia, senza la quale, dice, non si potrebbe camminare. Orgoglioso com'è di appartenere ad un meridione che gli ha donato tenacia e cocciutaggine, quelle che lo hanno portato a calcare i più importanti palcoscenici del mondo. Ai ragazzi, esempio, onore e vanto per la Calabria, li invito a crederci, perché se ci sono riuscito io, aggiunge, potete farcela anche voi. A chi quindi, se non a lui, conferire la laurea ad honorem in programmazione e gestione dei servizi sociali d'area mediterranea? Una scelta precisa, quella dell'Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio. Il maestro Muti, che ha scommesso anche lui sul valore di questa eccellenza, sia pure piccola, riposta nel più estremo lembo della Calabria, dell'Italia e dell'Europa, che è l'Università per stranieri. La cerimonia, costellata di momenti ricchi di pathos, regala poi un finale a sorpresa. È stata fatta una cerimonia meravigliosa. Con un fuori programma d'eccezione. Ah sì, questo non lo sapevo. La fanfara dei carabinieri e l'orchestra giovanile di fiati del Regino insieme, diretti dal maestro Muti nell'Inno di Mameli. E ora la protesta.